difficilissimo oggi, sbloccata nel finale della prima frazione, poi dopo un 2-0 che vi dava sicurezza e il titolo d'inverno. Sì, sinceramente non era facile perché loro sono messi a 5 dietro, molto, molto chiuse, hanno fatto proprio reparto e il campo ci dava delle difficoltà enormi perché non potevamo mai fare una giocata individuale perché non stavamo in piedi. Comunque siamo stati molto bravi a avere pazienza e a saper sfruttare poi l'occasione che abbiamo avuto. Ecco, mister, l'esordio di Ferrandi come lo giudica? Lei ha avuto delle difficoltà perché era tanto non giocava, è stata anche sfortunata secondo me perché per appunto è capitata anche lei la parte del campo ghiacciata che sicuramente non l'ha favorita, però secondo me ha fatto quello che io sapevo poteva dare perché ha avuto delle difficoltà enormi e lei non ho problemi con questa ragazza perché si sta allenando benissimo e riavrà altre partite per poter dimostrare insomma. Campionessa d'inverno con una giornata di anticipo, c'è soddisfazione per questo? Voi sapete, a me il campione d'inverno è bello, sì. C'entra, però siamo a metà. Interessa poco, insomma, mancano ancora 12 partite, sono tante, e dobbiamo stare molto attenti, però sicuramente i risultati oggi ci hanno dato una spinta in più a farci capire che stiamo lavorando bene e che per adesso 10 su 10 di più non potevamo vincere, insomma. Quanto è importante continuare a lavorare, soprattutto di testa, per trovare sempre nuove motivazioni da qui fino alla fine del campionato? Sicuramente questa sarà una delle nostre note assolute, insomma. Noi tutte le settimane lavoriamo sempre per migliorarci sempre di più e dobbiamo farlo assolutamente perché non ci dobbiamo assolutamente accontentare di quello che stiamo facendo. Certo.